Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di color correction, ossia di correzioni cromatiche da utilizzare sulla pelle per andare a coprire tutte quelle zone di imperfezioni e per rendere in generale il colorito più uniforme. Per eseguire delle correzioni cromatiche ad hoc avete bisogno di una ruota dei colori. Potete trovarla su internet o acquistarla nei negozi di arti. Tutti abbiamo delle imperfezioni sulla pelle, sul viso soprattutto, perché è la parte più esposta del nostro corpo, insieme alle mani, e ognuno ha delle differenze cromatiche sulla propria pelle. Più si va avanti con l'età e più queste differenze si accentuano. Ovviamente quando si è giovani si tende ad avere un colorito super uniforme e omogeneo. Con il passare del tempo si vanno a creare delle discromie che vanno ad accentuarsi soprattutto con l'età, con i vari fattori che possono essere l'inquinamento, la luce solare, il fatto di non proteggersi bene dai raggi UVA e UVB, e quindi bisogna fare molta attenzione a proteggersi e in generale bisogna conoscere questi trucchetti di correzione cromatica per quando abbiamo bisogno di mascherare degli inestetismi. Ora, un'altra cosa che voglio precisare, ci tengo a farvi presente, è il fatto della texture della pelle. Texture in italiano mi verrebbe da tradurre con superficie, quindi la superficie della pelle. Se voi avete delle imperfezioni, delle macchie solari, macchie sulla pelle, potete andarle a correggere con la correzione cromatica e magari con una buona base alla fine del vostro make up risulteranno scomparse. Quando invece avete delle cicatrici da acne o tutte quelle cose che vanno in superficie, quindi che si vedono, che sono 3D, tridimensionali, quelle non potete coprirle, potete mascherarle perché comunque andrete a correggerle cromaticamente, ma è praticamente impossibile coprire la superficie della pelle, la texture, perché comunque quando vi andrete a girare si andrà a vedere proprio la tridimensionalità di quel punto. Quindi tutte le persone che mi chiedono come posso fare ad eliminare queste cicatrici, ad eliminare i segni dell'acne o dei brufoli, è impossibile eliminarli perché con il trucco non facciamo magie, ma possiamo certamente camufferemo il colore, ma non andremo ad eliminare la tridimensionalità. E molte persone si lamentano del fatto che nella zona contorno occhi specialmente, o dove hanno delle rughette, il trucco tende a depositarsi e mi dicono: come posso impedire di far depositare il trucco? È impossibile, perché comunque per quanto possiate fissare il trucco, utilizzare una cipria, sfumare bene il prodotto, la ruga c'è, la differenza di superficie c'è, quindi il trucco andrà comunque a finire in quelle linee, in quelle pieghe. Un modo efficace per evitare ciò è di evitare di mettere il trucco in quella zona, oppure fare uno strato molto molto leggero e ritoccare magari ogni tanto quella zona senza andarla ad incipriare, per non seccare ulteriormente e rendere la zona più evidente. Ma vediamo più da vicino quello che vi ho accennato. Allora, se voi prendete una ruota di colori, tutto sta nei colori opposti, quindi quando andiamo a correggere cromaticamente vogliamo correggere con il colore opposto. Con questa tecnica possiamo correggere tutte le discromie della pelle, a partire dai brufoli, le imperfezioni, soprattutto le occhiaie, che è una cosa che tantissimi di voi mi hanno chiesto in questi anni di YouTube e non so perché non avevo ancora fatto un video al riguardo. Allora, facciamo degli esempi. Ci tengo a dire innanzitutto che dovete studiare il vostro sottotono di occhiaie per vedere che colore è, perché alcuni hanno le occhiaie più sul viola, altri hanno le occhiaie più sul blu, altri hanno le occhiaie sul verde. Quindi alla luce del giorno mettetevi nello specchio e vedete proprio le venuzze, vedete proprio il colore che appare allo specchio. Ecco, parlando della ruota dei colori, supponiamo di avere delle occhiaie blu. Allora, io giro, come funziona la ruota? Giro la freccia sul blu. La freccia opposta è il colore complementare, quindi il complementare del blu è l'arancio. Infatti molti correttori sono dei toni aranciati e in generale sul mercato trovate sempre correttori dai toni pescati. Questo è per aiutare a bilanciare le zone d'ombra, le zone grigie e blu delle occhiaie. Molti di noi possono tranquillamente correggere le occhiaie con dei correttori dai toni aranciati.
per chi dovesse avere problemi più seri, invece del correttore aranciato, il MAC Studio Finish NW25, vedete com'è aranciato. Oppure vi ho fatto vedere il Nabla Under Eye Concealer 2.0, guardate com'è aranciato. Per chi dovesse avere delle occhiaie più pesanti, scurissime, che non riesce a coprire, invece di utilizzare il correttore aranciato, ha bisogno di utilizzare un vero e proprio correttore arancione, Makeup Forever, che fa tutti i pottini dei vasetti con correttori cromatici oppure le palettine intere, e avete bisogno quindi di un correttore totalmente arancione. Se la vostra occhiaia è super scura, la andate a tamponare con una cipria trasparente, ad applicare un leggero strato di cipria trasparente, e al di sopra andate ad applicare un correttore più chiaro sui toni del vostro incarnato. Facciamo un altro esempio. Molte occhiaie sono viola. Se io metto la ruota dei colori sul viola, il colore opposto è il giallo. Ecco perché con la Cooper Rose, i capillari, molte persone anche con, andando avanti con l'età, hanno tanti capillari rotti, venuzze sulle guance, persone che soffrono anche da giovane età di Cooper Rose, andiamo a correggere con del giallo, perché il giallo è l'opposto del viola. Quindi se voi vedete la pelle che ha molte venuzze, molti capillari tendenti al viola, utilizzate un correttore giallo per correggere. Nel caso in cui invece abbiate molti rossori sulla pelle, quindi parliamo di acne, cicatrici o i semplici brufoli che vengono anche a me, l'opposto del rosso fuoco è il verde. Quindi il correttore verde servirà a coprire le zone rosse, tutti i rossori, i brufoli e le cicatrici da acne. Quindi non dimenticate queste regole base per quanto riguarda le correzioni cromatiche. Poi anche per quanto riguarda il mondo del make-up moderno, ci sono molti primer che sono in commercio, primer proprio viso, color corrective, cioè correzioni cromatiche o anche delle CC cream. E utilizzate sempre la stessa teoria per utilizzarli sul vostro tipo di pelle. Ad esempio, adesso non ricordo tutte le case cosmetiche che lo fanno, io prendo sempre la MAC come esempio perché ci ho lavorato e mi ricordo che appunto la MAC fa le color corrective cream, le CC cream, e ad esempio se voi avete tanti rossori nella pelle e avete tanti capillari rotti, prendete la gialla come color correction, applicate come base, come primer, per contrastare questi, queste zone di discromia, e al di sopra, dopo averla fissata leggermente con una cipria trasparente super leggera, andate ad applicare il fondotinta del vostro colore, perché la vostra pelle sarà corretta al di sotto. Molto spesso adesso vedo anche utilizzare dei primer lilla e le persone si chiedono a cosa servono i primer lilla. I primer lilla sono per quelle pelli che risultano spente, senza vita, grigiastre, e quindi il lilla serve proprio, il lilla e il rosa servono proprio a liftare, a dare una luminosità alla pelle dal di sotto. Poi c'è il primer verde che serve appunto anch'esso a contrastare tutti i rossori, mentre il giallo serve di più per le venuzze capillari sul viola, il verde serve per le zone rosse, quindi appunto chi soffre di Cooper Rose tendente al rosso, chi tende ad accaldarsi molto facilmente, quindi un afflusso di sangue maggiore verso le guance, chi ha molti brufoli, cicatrici d'acne, serve un primer verde. Questa è una regola base per correggere tutte le discromie e le occhiaie. Ricordatevi sempre la teoria dei colori, che è ottima anche per realizzare dei make up che proprio sono super evidenti, super forti. Se ad esempio vogliamo realizzare un trucco con il verde, sappiamo che mettiamo la ruota sul verde in questo modo, il colore opposto del verde è il rosso. Quindi se pensate al Natale, verde e rosso, tutte le cose addobbate con il verde e il rosso, è perché il verde e il rosso sono colori opposti, quindi risalteranno maggiormente all'occhio. Dopo questa breve spiegazione sulla tecnica dei colori, che spero vi sia stata utile, ci tengo a dirvi anche per la correzione delle occhiaie. Dobbiamo fare una distinzione tra le occhiaie, che sono le zone d'ombra, quindi di colore spento al di sotto degli occhi. Le borse sono proprio le protuberanze, i gonfiori che ci sono al di sotto degli occhi. Se avete delle borse molto pronunciate oppure gli occhi molto infossati, incavati, che anch'io ho un po' all'inizio, questo è un problema che
che non può essere corretto con la correzione cromatica, perché le borse e gli occhi scavati sono dei volumi, non sono dei colori. Quindi dei colori possono essere corretti, i volumi, come le cicatrici d'acne che abbiamo detto in precedenza, non possono essere corretti, ma solamente mascherati. Ad esempio, se abbiamo delle borse oppure un'occhiaia molto scavata all'inizio, l'unico modo per renderla meno visibile è illuminarla, perché con il contouring portiamo indietro le cose, con l'highlighting, l'illuminante, portiamo le cose in avanti. Anche quando lo facciamo sulle guance, andiamo a scavare la guancia col contouring, con l'illuminante portiamo la parte alta delle guance al di fuori. Quindi l'unico modo per eliminare queste questi gonfiori, queste borse, è illuminare la zona con una penna illuminante, un correttore illuminante più chiaro, solamente nella parte della borsa, solamente nella parte scavata. Questo però comunque in foto si andrà a vedere, perché ci sarà un flashback, in quanto l'illuminante riflette la luce e aiuterà ad avere un aspetto più uniforme e di sotto degli occhi a portare al di fuori la zona gonfia, la zona rientrata. Di sotto degli occhi, quando ci sono dei grigiori, è perché la circolazione è scarsa. L'unico modo per riattivare un po' la circolazione in modo naturale è fare dei massaggi, delle pressioni al di sotto degli occhi, così picchiettando i polpastrelli. Ovviamente utilizzare creme occhi apposite, meglio se fredde, messe in congelatore. Il classico cucchiaino al di sotto degli occhi la mattina quando siete svegli, e anche quelle maschere che si tengono in congelatore per riattivare la circolazione. Dei modi naturali sono anche applicare la caffeina su questa zona degli occhi perioculare, o anche cucumber, in italiano non mi viene, il cetriolo, che appunto vedete in tutte le spa, le foto con i cetrioli sugli occhi. Per quanto riguarda i correttori, potete comprarli singoli, color corrective, quindi i colori lilla, arancione, potete comprarli in vasetti singoli, oppure avere delle vere e proprie palette. C'è la Wycon che fa una palette uguale a questa della MAC, quindi 6 scomparti di color corrective. La Makeup Forever, di cui vi ho fatto vedere l'arancione nel vasetto, anche fa la palettina che li contiene tutti. La Kryolan anche fa delle color correction, io ho la mia palette di correttori. E poi ho anche una della Ben Nye, che è una marca californiana, e che ho comprato quando vivevo a Londra, e che anche ha tutti i vari correttori, dal verde al pesca all'arancio. E una bellissima che utilizzano tutti i makeup artist è quella della Bobbi Brown, la palette doppia dei correttori, che contiene tutte le tonalità possibili e immaginabili per tutti i tipi di pelle, veramente fantastica. E, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, me l'avete richiesto in tantissime da quando ho iniziato e contavo di farlo. Spero di essere stata chiara sulla color correction. Mi raccomando, stampatevi una color wheel, una ruota dei colori. Vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per il vostro tempo. Se il video vi è piaciuto, apprezzerei tanto se mi deste un like e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Potete seguirmi anche sugli altri social con lo stesso nome del canale, vi lascio comunque il link alla fine di questo video. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Ciao!